Stiamo parlando di Quote Rosa quest'oggi in questo primo appuntamento. Sono molto contento di questo spazio creato e realizzato insieme alla redazione di Impresa Palermo, che è stata la Mobility. Oggi mi hanno fatto veramente confondere un po' il movimento Impresa Palermo. Tra l'altro vi ricordiamo, se volete saperne di più proprio sul movimento Impresa Palermo, su quelle che sono le iniziative, le attività di Impresa Palermo, c'è un sito internet www.impresapalermo.it o anche il gruppo su Facebook al quale eventualmente potrete aderire. Parliamo di Quote Rosa. Abbiamo parlato prima con il vice sindaco di Palermo Marianna Caronia, poi con il consigliere comunale Stefania Munafò. Adesso invece con chi parliamo, Rosa? Adesso parliamo con il consigliere provinciale, il Luisa Lacolla, architetto, che ha fondato, una delle fondatrici del Comitato Spontaneo per la Preferenza di Genere. Oh. Buongiorno Luisa. Buongiorno. Buongiorno e bentrovata. Quindi, a seguito di quello che fu riuscito dopo la bocciatura dell'emendamento lo scorso 23 marzo all'ARS, è nata una nuova realtà di donna a cui lei fa da crogiolo. Ce ne può parlare velocemente? Assolutamente, sarò velocissima, ma mi faccio partire con un punto della Costituzione italiana che recita che tutti i cittadini sono uguali e che è necessario eliminare qualunque impedimento che possa ledere tale uguaglianza. E queste sono delle parole che tutti quanti sostengono, e questo purtroppo viene sostenuto spesso solamente con le parole e non con i fatti. È sempre disatteso, purtroppo. Sì. Infatti sì, ed è proprio perché però dobbiamo parlare di uguaglianza, ma anche e soprattutto e di diritti di cittadinanza, di uomini e di donne che siano. Pronto, Luisa, mi scusi, si sente malissimo. Ecco, c'è un problema di cavo telefonico, forse, sì, esatto. Sì, mi sentite? Adesso perfetto, prego. Ecco, perfetto. Allora, è proprio perché, ripeto, insomma, che bisogna parlare di uguaglianza, ma anche e soprattutto di diritti, dei diritti di cittadinanza, uomini e donne che siano. E abbiamo sentito appunto questo bisogno di costituire un comitato spontaneo per la preferenza di genere. Ovviamente è un comitato aperto a tutti, di qualunque colore politico, ma non si propone solamente di portare avanti delle battaglie sull'integrazione della legge elettorale, quindi con il voto di genere, ma anche e soprattutto di poter promuovere iniziative politiche che siano condivisibili e migliorare la società. Come è nato di fatto questo comitato? È nata in una maniera, devo dire, forse ha un problema di auricolare, sì, c'è qualcosa sì, un secondo solamente, sì, perché devo l'auricolare. No, abbiamo difficoltà, ecco. Ecco, meglio. Pronto? Eccoci. Perfetto. Ecco, forse così mi sentite meglio. Molto perfetto. Meglio, grazie. Scusatemi, ma ero in consiglio, sono uscita pure fuori dall'aula. Allora è nato in maniera, devo dire, quasi divertente, perché siamo state buttate fuori dall'aula dove si discuteva appunto la legge elettorale subito dopo la bocciatura dell'emendamento, perché devo dire che un po' tutte le intervenute là ci siamo date da fare con anche un po' di bagarre nei confronti di questi deputati che hanno voluto il voto segreto e dopodiché insomma ottenuto la bocciatura di questo emendamento. Siamo state all'ARS prese e buttate fuori proprio fisicamente dall'aula, ma ci siamo intrattenute fino alla tarda notte e insieme a tante altre persone, insieme a tante altre uomini e donne, si è cercato di fondare e abbiamo pensato di fondare questo comitato spontaneo. Consigliere, quindi lei deve aggiornarci ed ora in poi ha questo dovere di informare su tutto quello che farete come comitato. E adesso per concludere, una frase secca, perché è importante che sia garantito lo spazio politico alle donne? Beh, sicuramente perché bisogna... perché comunque noi donne siamo alla fine più concrete e quindi io penso che una concretezza in politica e un guardare determinate situazioni con un occhio femminile possa essere assolutamente importante. Mi pare perfetto, grazie mille per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro. Grazie e ci teniamo veramente gli aggiornamenti sugli sviluppi di queste vicende. Grazie, d'accordo? Grazie. Arrivederci. Grazie. Allora, adesso abbiamo necessità di fare un paio di spot, poi torneremo in diretta, volteremo pagina, cambiamo argomento, perché parliamo di cosa? Faremo una piccola parentesi, ma diciamo piccola, dovremmo aprire un'intera trasmissione su questa tematica, sul secondo omicidio che... Esatto, a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Faremo le nostre considerazioni in breve e poi approfondiremo. Il secondo che poteva essere il terzo forse addirittura, nel senso che uno è stato sventato. E quindi ne parleremo tra un po' magari. Perfetto, quindi la mafia torna a farsi sentire con gli omicidi a Palermo, questi potrebbero essere quantomeno i sentori, ne parliamo tra un po', restate con noi.